5 film di fantascienza che nessuno consiglia mai. Non so se ci avete fatto caso, ma a volte notiamo alla TV o su qualche piattaforma che ci sono alcuni film di fantascienza che magari sono usciti molti anni prima, ma che non si è mai sentito parlare. E quindi viene da dire, com'è possibile una cosa del genere? Evidentemente sono pellicole che sono uscite in un momento in cui magari era più famoso un altro film, o che comunque venivano trasmesse a degli orari pazzeschi, o che percentuale minima, tu non sia mai riuscito a vederlo. Ed oggi sono qua un po' per parlarvene ed elencarvene 5. L'ultimo l'ho anche visto recentemente ed è una cosa veramente pazzesca. Quindi se siete interessati, continuate a vedere questo video. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azioni. Dunque, partiamo con il film Il mio nemico, Enemy Mine. È un film del 1985 diretto dal Wolfgang Petersen. Il film è liberamente tratto dal pluripremiato romanzo Breve mio caro nemico del 1979 di Barry Longyear. Durante un terribile scontro, un uomo e il suo nemico alieno precipitano su un pianeta sconosciuto e devono affrontare insieme i famelici abitanti del luogo. Nonostante la diversità, alla fine nascerà un'amicizia. Tra i più famosi del cast abbiamo il nostro Dennis Quaid e anche Lewis Gossett Jr. Proseguendo abbiamo Sunshine, che è un film del 2007 diretto da Danny Boyle. E siamo nell'anno 2057, dove il sole sta morendo e il genere umano rischia l'estinzione. L'ultima speranza della Terra è riposta nella Icarus 3 e nel suo equipaggio agli ordini del capitano Kaneda. Nel cast troviamo anche un grandissimo Cillian Murphy, una bellissima Michelle Yeoh e il nostro amatissimo Chris Evans. La pellicola numero 3 è The Right Stuff, Uomini Veri, che è un film del 1983 diretto da Philip Kaufman e tratto dal libro di Tom Wolfe La Stoffa Giusta, uscito nel 1979. La trama si concentra intorno all'evoluzione tecnologica della NASA, grazie alla quale alcuni piloti collaudatori e astronauti americani poterono compiere notevoli imprese come il superamento del muro del suono e il primo progetto di esplorazione spaziale americano, ovvero il programma Mercury. Al quarto posto vi è Stargate, un film del 1994 diretto da Roland Emmerich, scritto da quest'ultimo insieme a Dean Devlin e con protagonisti Kurt Russell e James Spader. Qui troviamo un oggetto trovato in Egitto che è in realtà una porta d'accesso ad un nuovo mondo, dove uno studioso, un colonnello e un team di soldati dovranno affrontare un comandante alieno. Questo film mi è rimasto anche un pochino impresso perché è uno dei primi film che ho visto da bambino insieme a mio padre e quindi mi ricorda un mondo nascosto dietro a questo portale che è una cosa veramente fantastica, almeno per i tempi in cui è uscito. Secondo me l'unica più grande sfortuna di questa pellicola è il fatto che sia diventata più famosa di quello che è solo grazie alle serie e ai film usciti successivamente. E come quinto e ultimo film troviamo Moon, che è un film del 2009 diretto da Duncan Jones, con protagonisti Kevin Spacey e Sam Rockwell. La trama si concentra in un futuro prossimo, dove l'astronauta Sam Bell vive sulla Luna da 3 anni, durante i quali ha lavorato per la Lunar, che lo aveva incaricato di estrarre l'helium 3, un potente gas capace di risolvere il problema energetico sulla Terra. Sam ha compiuto il suo lavoro nella completa solitudine perché dal satellite lunare sul quale ha abitato, ovvero Selene, si sono interrotte tutte le comunicazioni con la Terra. Per sua fortuna il tempo trascorso sulla Luna sta per terminare e Sam potrà tornare da sua moglie Tess e dai suoi 3 figli. E finalmente potrà parlare con qualcuno che non sia più il suo complicato computer Gentry, tra l'altro interpretato da Kevin Spacey. Ma il suo stato di salute e un incontro davvero speciale proveranno ad ostacolarlo. E qui diciamo che si tratta anche un po' il problema psicologico che può sovrastarti dopo aver passato un lunghissimo periodo in solitudine a bordo di una navicella spaziale nello spazio lontana dal pianeta Terra. Io comunque sono arrivato alla conclusione di questo video, spero che abbiate apprezzato tutto ciò di cui vi ho parlato e che proverete magari forse un domani a vedere i film che vi ho elencato. Vi ricordo che comunque potete seguirci anche su Instagram e Facebook e anche iscrivervi al nostro canale su YouTube cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto e noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!